Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola con Amazon Prime, la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, 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 supporta un bro! La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Broderigno! Se manca la tua amichetta, bravi. E poi possiamo iniziare, ragazzi. Oggi un format che mi vengono i brividi solo a pensarci a quanto sia incredibile. Che facciamo? Oggi facciamo un format pazzesco, molto divertente. Qua ci divertiamo veramente tanto. Allora, il primo format è molto semplice. Io scriverò a ognuno di voi un messaggio con scritto un personaggio famoso, ok? Che tutti conosciamo. Cioè, ho preso proprio i personaggi più famosi di internet, ok? Di internet e non. Okay. Che tutti conosciamo. Appena do il via, metterò un timer di 5 minuti e per quei 5 minuti dobbiamo intrattenere una conversazione, farci domande vicendevolmente e ognuno dovrà rispondere senza imitare a livello espressivo, ma dovrà rispondere come risponderebbe la persona a cui è stato assegnato. Il personaggio. Alessandro, ragazzi, è il momento di fare domanda ad Alessandro. Momento di fare domanda ad Alessandro. Fatemi vedere che è scritto ad Alessandro. Okay. Alessandro, Alessandro. Vabbè, non dire l'esatto numero. Cerca di farti capire. Controlli i documenti. Una 40 su qua. Sono entrato da poco nei miei 40. Ok. Ah. Puoi fare un riassunto delle domande che ti abbiamo fatto? Che non mi ricordo più niente. È come se ne avessi 30 in realtà, Okay. Mi sento giovane dentro. Qual è la tua daily routine? Me ne sento. La mia daily routine è mi sveglio al mattino, mi alleno. Okay. E praticamente tutto il giorno e poi nel weekend sto con la mia famiglia. Credo di avere una famiglia. Okay. Ma quindi sei un uomo. Hai i capelli? Sì, ho i capelli. Sei tatuato? Ma sei un uomo? Sì, sono un uomo. Sta controllando. No. Se sei un uomo. Sei un figo. Ti piacciono i tatuaggi? Ma diciamo che sì, ma non è che è una cosa che mi caratterizzi più di tanto. Cioè, non sono... Ma non mi ricordo cosa... Tu facevi il cantante, no? Cosa facevi tu? No, non l'ho detto cosa facevo, però non faccio il cantante, no. Ma sei pelato? Tocca i capelli. Mi piace cantare. No, non sono sei una figura televisiva? No, non sono una figura televisiva, però mi sono molto divertito quando ho fatto televisione. Bravissimo. Ti piace far parlare di te? No, a me piacciono i fatti, non mi piacciono le parole. Porca troia. Le persone parlano di me perché le persone parlano dei migliori. Sei Fabrizio Corona? Mi piacerebbe, ma no. Non devi rispondere a me, il guest sono quello di Scusa, mi sono fatta prendere. Avete altre domande, ragazzi? Sennò... Sei mai stato in prigione? Hai mai lanciato mutande dal tuo balcone di casa o finestra di casa? No, che io mi ricordi no. Allora un'altra domanda. Aspetta, io pure ho una domanda. Mike, l'ultima. Sei andato ospite da Giletti e hai detto che non potevi raccontare quello che è successo nel carcere? Allora, in tutta onestà non mi ricordo che sono stato ospite da Giletti. Aspetta, cerco. Che merda che sei. Sei stato dentro Belen Rodriguez? No. Aspetta, una domanda. Mike. Ti sei mai sentito ostaggio dello Stato? No, mai. Mai? Non è Corona. Non è Corona, eh? No. Quindi neanche da un PM di nome Woodstock? Woodcock, come si chiama? No, neanche. Posso dire una cosa? Mm-hmm. Vai. Io onestamente... non penso nemmeno che dovreste paragonarmi con Fabrizio Corona. Bravissimo. Gioco proprio in un altro campionato, sono ad un altro livello come uomo innanzitutto, che è molto presuntuoso. E poi, sei bello? Sei bello? È importante, non ma... sono presuntuoso. Sei andato mai in live da Grimbaud? È uscita per caso una tua serie su Netflix ultimamente? Controllo l'agenda. No. Mi piace controllo. No, personaggio, per caso sei mai andato in una live di Grimbaud? Sono qui oggi, sì. Penso, cosa vuol dire? Senti, non sei italiano, vero? Non ho capito. Sei italiano? Ma dipende dai punti di vista. Da un certo punto di vista io mi sento italiano. Ok. Ma sei nato in Italia? Come? Sei nato in Italia? No, non sono nato in Italia. Okay. Ma sei uno sportivo? Sì. Ok, per caso la tua pelle è molto più scura dei presenti? No. Di Joe no. Azz. Come Joe? Mi sei abbronzato. No. Joe mi sembra quello più saturo, cioè guardando il saturo. Saturo. Col contrasto più alto. Alessandro, con meno luminosità, dai. Alessandro, okay. Dimmi un motto, un aforisma, un qualcosa che insomma ti fa seguire la retta via. Lo cerchi, ma inventalo, per Dio. È un attimo, dammi. Vuole essere preciso.
Io non ci sto capendo un cazzo. Dai, no, sì. Ragazzi. Allora, sono confusa. Io ce l'ho, cosa, a parte scherzi. Poi una domanda per me fondamentale. Non è un qualcosa che ho già detto, ma è un concetto che cerco di esprimere sempre. Io non ho bisogno che gli altri mi dicano che sono il migliore, perché io so che sei il migliore. Ok, sì, sì, capito. Una domanda, ma tu sei molto presente sui social? No. No, i social sono una perdita di tempo, secondo me. Una domanda. Sei stato, scusami Mike, tu sei stato ospite a un programma televisivo italiano molto famoso? Più di uno. Senti, Mike, che ne pensi della Skoda? Ciao! Non lo so. La Skoda, la macchina, il marchio di macchine... Un attimo, chiedo a mia moglie. Ma la moglie non è... Non lo sa la moglie. Potrebbe saperlo. Ma tua moglie... Aspetta, tua moglie è molto più grande di te. Un attimo, controllo quanti anni mia moglie sotto i documenti. Vai. Perché non mi sembra. Skoda, Mike? La Skoda? Sì, la Skoda... Sì. Allora, mia moglie ha una decina di anni più di me. Ok. Ma e fa Ale... la modella. Ale, tu compri per caso i mobili? Vabbè, dai, diamo il nome, su, è abbastanza valese. Esatto. Io ho l'ultima domanda per ultima capire, cocchia, scusatemi. Vai, ultima. Hai fatto delle gomme da masticare brandizzate con la tua faccia? Ma che cazzo ne so, cioè, non so se... Chiedilo a tua moglie! Chiedo a mia moglie. Ma non c'è veramente la moglie, Karen? Fine. Era fine. Una gag. Allora, momento di ghessare. Alessio, chi è secondo te? Io farei andare prima gli altri con le guess, perché mi sa che io e Mike ce l'abbiamo. Ok. Allora, io le gomme non lo so. Però lo sai bene chi è, dai, fidati. Ah, vai. Io? Sì, pensaci bene a quello che ha detto. Ma mi ha un po' portato fuori pista la sua routine, che si alza, si allena e poi sta con la moglie nel weekend. Ho sbagliato, mi sa. Non sto nel weekend. No. Vaffanculo. No. Aspetta. Il weekend è il momento. No, scusate ragazzi, scusate. Stupido io. Mi sono confuso, nel weekend ho da fare, soprattutto la domenica, scusate. Okay. Ma allora cambia tutto, cioè... sei un calciatore allora. Aspetta, però sto calcio. Comunque con mia moglie, perché posso dire una cosa? Io aspetta, riesco a vincere una partita e contemporaneamente trombarmi mia moglie. Rispondi a questa domanda, sei un calciatore, sì? Sono il calciatore. Basta. Alessio, Ibrahimovic. Mary. Non lo so, non conosco i calciatori. Sparane uno. Ibrahimovic. Cock. Ibrahimovic. Mike. Nemmeno Karen lo sapeva, dai. Karen, ragazzi, lo sapevi? Oh, nessuno ha delle gomme da masticare. Ero l'Autaro. Però posso... Ma tu stai guardando la chat, bastardo. Ma Mike, perché la Skoda? La Skoda è svedese, no? È svedese. Perché ho da poco firmato anche un accordo con la Skoda, sì. Compro i mobili da IKEA. Ibrahimovic, dove li compravi. Era Ibrahimovic. Posso cercare su internet se giocava ancora, io manco so che... Non so. Ma posso dare un suggerimento, Simo? Vai, dimmi. Comunque, sai che dovremmo fare? Poi vabbè, abbiamo i mezzi tecnici, dimmi. Possiamo fare col telefono. Cioè, la risposta la devi scrivere e la mossi, perché sì. Sennò per dirti... O sennò sai come? La scrivi su StreamYard. La possiamo scrivere su StreamYard. No, però... Ragione Mike. No, la mettete come vostro nome, io vi oscuro. Possiamo cambiare il nome di StreamYard e Simone a un certo punto li fa uscire. Sì, facciamo così. Per... Ah, ok, va bene. No, più che altro perché sennò... Sì, esatto. Allora, Skoda e cieca. Scusate, ho sbagliato. Era la Volvo. Qualcuno, uguale, dai, su. Infatti, la Skoda non è svedese. Vabbè, l'importante. Però il nome sembrava svedese. Sì, vabbè, comunque, l'importante è che tutti hanno collegato. Ho cercato Ibrahimovic. Mi sembra che abbia fatto una pubblicità per la Skoda. Ok, c'è un contratto. Mi ricordavo che fece una pubblicità per la Skoda. Avevo collegato, però vabbè lì però avete capito tutti, quindi ho fatto bene, dai. Joe. Ma io ho capito quando mi ha detto che in realtà la domenica era occupato. Sì, che poi non è vero, perché ormai è un ex calciatore, quindi... È un ex calciatore. No, invece non è vero, perché... Comunque troppe domande, ragazzi. Quindi gioco. Sì, esatto. Secondo me dovremmo fare tipo 3 domande per uno e via. 3 domande a testa. Joe. Tipo... Sì. Ok. Ciao, ragazzi. Iniziamo. 3 domande a testa, ragazzi. Vi conto quante domande fate ognuno. Ok. Come stai, Joe? E poi prego con le domande. Sto molto bene, Simone, grazie. Ok, prego. Ah, sto sempre bene. Molto specifico. Vabbè, inizio io. Aspetta, posso fare una domanda io? Vai, certo. Sì. Stai molto bene, giusto? Sì. Non è questa la domanda. Ok. Però da come me l'hai detto, ma sorridi sempre? Mi piace sorridere, ma non sono uno di quelli che dice che sorride molto spesso, sempre. Faccio Mike, Mary, Cock. Ok. Vai.
Cancelliamo, te ne faccio un'altra. Vai. In che ambito lavori? Non lo voglio dire. Vabbè, cazzo vuol dire? Vai! Non lo voglio dire. Ma lo voglio dire. Vai nella live, vedete chi... Vai nella live, chi c'è in live adesso? Vai in live da lui. Non lo voglio dire. Fai metto tra le righe, so di qualcosa. Ma, si furba. Non lo voglio dire che lavoro faccio in questo momento. Però ti posso dire che guadagno molti soldi. Vabbè. Fai le cripto. Non faccio queste cose, carissimo. Cock? Sei un uomo? Sono un uomo. Sei un uomo proprio. Un uomo vero. Ok. Ma fai diciamo che per rispondere a Mike. Per rispondere a Mike prima, ho molte entrate. Ah, ok, vabbè. Alessio? Non sta imitando come parla, vorrei sottolineare sta roba, non so perché parla così. Non sto imitando come parla, Cerco di rispondere più o meno come risponderebbe lui, ma senza l'accento. Allora, sei tanto presente sui social? Ultimamente diciamo di sì. Ok. Alessandro? Hai avuto a che fare in qualche modo con OnlyFans? È un mondo nuovo, l'ho conosciuto come mondo, potrebbe essere. Dai, io ho capito. Odio di scarsa fatica, No, mi hai rubato la mia domanda. Scusami Mike, perdonami. Carissimo, Mike. Odio chi fa lo scarsa fatica. Ti piace lo champagne? È meglio dello champagne. Vabbè, dai. Ok. Ti chiedo di fare un'inquadratura. Che inquadratura mi fai? Faccela. Mezzo busto americano. No, più o meno. Ma non è così. Se non riesco a appoggiarmi di più con la schiena, scusatemi. Ok. Vabbè, direi che credo abbiate capito tutti. Sì. Ok, si può anche non scrivere. Si può anche non scrivere. Ok, dottor Bala. Questo era molto, molto ragazzi, semplice. Ma poi quando dicevo che non voglio dire che lavoro faccio, è quello che dice lui. Sì, è vero. Per questo dicevo così. È vero. Cock. Non voglio rispondere, hai detto. Non voglio dire che lavoro faccio io. Ho molte entrate. Cock, okay. Sei pronta? Bello. Hai delle partecipazioni nell'autostrada. Alessio, ce l'hai? Ce l'ho quando volete. Ok, perfetto. Allora. Quindi Alessio? Ok, Alessandro, inizia tu con la prima domanda. Allora, ti chiedo di dirmi... Vabbè. Ok. Una frase che secondo te ti rappresenta. Bella. Faremo tardi. Ok. Joe. L'amministratore delegato di Trenitalia. Sei ancora vivo, Ale? Sì. Vivissimo. Ok. Cock. Hai a che fare con la politica? No, non ho a che fare con la politica, anzi preferisco proprio distanziarmi dal mondo della politica per il lavoro che faccio. Ok. Mary? Fai l'influencer? Allora, non sono un influencer, ma ho aperto un profilo da qualche anno. Però non mi definirei influencer in alcun modo, anzi. Mike? Il tuo pubblico di riferimento qual è? È ampio, molto ampio. Ho capito, però dovresti... Guarda, questa è trasversale. Questa è una questa risposta che mi sto dando è come se mi stessi servendo un assist per dire chi è. È trasversale. Ho una curiosità. Prego. Vai. Hai spesso a che fare con un dottore? No. Okay. Un notaio, forse. Ho a che fare con notaio, ma dottore... Cioè, se per notaio, dottore intendi notaio, ho avuto a che fare con notaio. Sei interessato al cambiamento climatico? Beh, chi non interessa il movimento primario? Ma proprio in modo passionale. No, in modo hai conosciuto passionale. Tua moglie sul posto di lavoro? Sì, ho conosciuto mia moglie sul posto di lavoro. Ok, hai rubato una domanda comunque, Mary? Ti piace la fica? Ma che babà. Sì, sua moglie. Sono eterosessuale, sono un uomo eterosessuale. Mike, Hai mai distrutto un tavolino saltandoci sopra? No. Urlando buonasera. No. Non è mai successo. Non sono così pesante, diciamo, a livello fisico. Ok. Bella risposta. Ok. Alessandro, non puoi fare un'altra domanda perché le hai già fatte tutte e tre. Joe? Ale, l'hai conosciuto per caso Gabriele Vagnato? Allora, l'ho conosciuto perché abbiamo lavorato insieme ultimamente, sì. Ok, Cock. Ok. Che non parla capire tutti, Cock, se l'hai capito. Zio porco, devo capire. Zio porco! Vabbè, se puoi evitare di fare la domanda, se vuoi. Ok. Passa. Mary, tu hai capito? Prendi. Hai fatto...
come si chiamano? Aspetta. Tipo posso il festival bar, quella roba là. Festival bar? Devo controllare, non so se l'ho fatto questo. Mi sembra di sì. Ok, Mike? Chiedi a tua moglie. Io prima devo sapere chi è Gabriele Vignato lì. Gabriele Vignato, zio, lo youtuber... non ha fatto le Iene, tipo, anche... Non fa le 24 ore da, che fa quei lavori là, che ha fatto con Cruciani, con... Ma lo posso cercare? Certo, allora, certo, sì. Gabriele Vignato, zio, è uno youtuber fortissimo, eh. Ha capito, io non lo conosco. Senza nulla togliere. Gabriele Vagnato, è questo qui, ok. Tornando alla domanda del Festival Bar, sì, io... Ma avete chiesto se ho partecipato o condotto? Non ho capito. Condotto. Negli anni passati ho condotto Festival. Ok, chiaro. Ok, ho capito, vabbè. Io l'ho capito, cioè, va bene. Devo fare la domanda? Puoi anche non farla se pensi di aver capito. Hai mai fatto uno spezzone tra i più cringe nella storia della televisione ultimamente? Vanto questa cosa. Tipo il qua qua qua. Vabbè ragazzi, ormai c'è. È John Travolta ovviamente, no? No? Ce l'avete tutti? C'è qualcuno che pensa di non essere convinto al 100%? Io l'ho scritto. Ma aspetta, dobbiamo scriverlo. Scrivetelo nel vostro modifica username. Nome? Sì, scrivetelo. Modifica nome. Comunque poi devo dire una cosa importante. Cocca che si fa i cazzi suoi, va bene. Lo scrivo qua. No, devi scrivere nel coso, Cock Cristo. Ma stai facendo? Vabbè, intanto che lo scrivi, mi posso chiedere scusa a Gabriele che l'ho confuso con un altro youtuber? Sì, sì, certo. No, cioè, io vedo le facce, non meno. Sì, sì, sì. Scusa, Gabriele. Sei il numero uno. Male. Va bene. Ok, Cock sta guardando, tra l'altro, Gabriele in questo momento. Ci sta guardando. Vabbè, Gabri, scusa, davvero. Cioè, sei il numero uno, grandissimo. Ah, ma ha scritto adesso in chat. Cazzo vuoi, Mike? Pensa al tuo. Oh, È vero. Ok, faccio vedere i nomi. 3, 2, 1. Madonna, Mary. Ho sbagliato. Fiorello. Ma scusa, il festival. Le due donne, non a caso. Anch'io pensavo Fiorello. Scusami. Scusami. Il festival bar l'ha fatto Fiorello. Amadeus, che cazzo c'entra con Vagnato? Perché siete giovani. Ma se non lo conosci, Vagnato, Mike. Però se mi dici ho conosciuto mia moglie sul posto di lavoro, sì, Giovanna sì. Era la... E poi anche la frase. Vorrei spiegare anche che lui ha a che fare con il dottore, perché il tizio che chiama ad affari tuoi dei pacchi è il dottore. È il notaio. Il notaio. Io l'avevo capita la tua domanda, ma è il notaio, non è il dottore. No, è il dottore. Ragazzi, è come parlare in inglese, cioè tu non devi capire tutte le parole, cioè basta capisci la frase. Certo. Si chiama dottore. Vabbè, questa sera grande, Mary. L'unico dottore che conosco io è quello bavaro. Quindi abbiamo tutti Amadeus tranne Mary e Cocchi, hanno detto Fiorello. Già. Sì. Allora, cambio il personaggio. Vabbè, siamo lì, Mary. Dai, compare. Allora, cambio il personaggio a Mary. Ti ho scritto, Mary. Chi era prima? Cosa, se ci pensate, che gli uomini hanno detto tutti Amadeus. Niente, ritorniamo sempre allo stesso discorso. Vabbè, il mio, quello di prima era Ed Sheeran, ma era un po' difficile. Sì, era un po' off topic. Allora, Mary. Ok, quello di Mary è molto, molto particolare, molto complicato da un certo punto di vista. Alessandro, prima domanda. Mary, non essere... No, prima complicato. Mary vuoi dirci qualcosa, allora. Prima? Cosa devi dire? Stai bene, Mary? Sì. Penso di sì. Alessandro. No, Mary, io ti chiedo questo. Se tu dovessi raccontarmi il tuo più grande sogno, cosa mi diresti? Bella domanda. Oddio, fare tanti soldi, essere potente, non lo so, credo, per i racconti che mi hanno detto. Ah, quindi proprio basic trapperino. Madonna, potrei andare, forza, potrei offendere, guarda, devo stare attenta a quello che dico. Vai, continua. Ok. Alessio, chi va? Tocca a me? Mm-hmm. Hai fatto qualche featuring importante ultimamente? Se sì, mi puoi dire, senza dire il nome... Oddio, non faccio musica da un po'. Quindi hai fatto musica? Anche, sì. Ok, Joe? Mary, per caso, con questa persona... Cioè, o meglio, aspetta, te la riformulo. Hai detto prima non voglio offendere, perché c'è una probabilità che questa persona tu la conosca dal vivo o che la possa conoscere dal vivo? Un'alta probabilità, Sì. Ok. Sì. Cock? Non ci sono mica, ma so chi è. Ok, io penso già di aver capito. Anche io. Metto la guess adesso. Lo conosco? Ti conosco? Sì. Certo. Questo certo mi preoccupa, Mary. Ok, Mike? Posso dire che non frequentando e non conoscendovi, cioè, avete fatto tre domande che, cioè, io praticamente... Ragazzi, che dite? No, fidati Mike che puoi capire tutto, fidati. Posso capirlo? Sì. Allora, è un uomo che vuole soldi e successo, non fa canzoni da un po'. Allora,
sei ai baffi? Sì, eccola. Vabbè. Ho una domanda particolare da fare. Vai. Vai. Per caso qualche persona in questa live ti ha mai fatto provare un orgasmo? Bah, vabbè. Certo, sì. Certo, non sì. Soprattutto. Oh, meno male che non so io. vabbè. È okay, difficile. Ale non c'era, bisogna dirgli l'ultima domanda. Allora, vediamo, vabbè, non dice... oh, tiriamolo in mezzo, tiriamolo in mezzo. Ci senti, Ale? Cosa sta facendo? Arrivo. Perché saltella? Aspetta, una gamba. Aspetta, convinciamolo tutti che Marisian in realtà è lui. Ma ci sente? Ah, Alessandro? Alessandro? Oh, sono qua, raga. Ok. Allora. Mary, sì. Il tuo personaggio fa parte... Ale non ha sentito le domande e le risposte, gli facciamo un recap. Vabbè, cazzi suoi. Ah, no, no. Collegati alla mia domanda. Mary, il tuo personaggio fa parte di un duo? Sì, che faccio la cazzo? Che... Ok. Cazzo, ma cosa, ma così ribalta tutto, com'è possibile? Vabbè, dormi Alessio. Siamo veramente... Veramente Alessio. Alessio! Ah, ho capito adesso, sì. Abbiamo detto papà, te lo cosa. Allora, ti faccio riassunto. Allora, Mary lo conosce, a parte di un duo con la barba e abbiamo detto che lavora sui social. E lavora sui social, esatto. Arrogante anche, secondo me. Se una persona di questa chat le ha fatto provare un orgasmo di questa live. Vabbè comunque, facci una domanda. Fai video su YouTube? Sì, sono uno dei migliori. Ma scusate, non era un trapper? No. No, me l'hanno cambiato. E comunque era quello di Karen, quello. Ha detto che secondo lei voleva soldi e successo. Esatto. Però secondo lei. Secondo me. Allora, prima. Ho un'altra domanda. Fa spesso live di Twitch? O li capita di fare live su Twitch? Mi state confondendo la testa. Live su Twitch? Ogni tanto fa live su Twitch o gli capita di essere sì. Entra nelle live delle persone spesso? Sì, di una persona principalmente, sì. Hai capelli lunghi? Vabbè, niente. Vabbè, che siamo? Schiamo tutti chi pensiamo sia il nome. Aspetta, una domanda. È noto per procurare orgasmi multipli a donne e uomini? Basta domande. Allora, sì. Scriviamo secondo noi chi è. Secondo voi scrivetelo nel vostro username, gentilmente. Sì, allora... Parentesi, siete veramente dei babbi. Cioè, voglio dire, allora, volevamo fare lo scherzo ad Alessandro. Lo scherzo era divertente se tutti scrivevate Rovazzi e lui era l'unico che scriveva il suo nome. Però non l'ha fatto perché l'ha scritto. Io non sapevo se continuare la gag o di rispondere realmente. Ragazzi, mi avete confuso. Adesso fa il fenomeno. Perché è come vedere il mondo andare a fuoco. Ma quando Simone dice facciamo la gag, io sono a fianco al telefono. Quello che gli ho detto anche io. Che babbo di minchia. Divertente lo stesso. Era bello saperlo, capito? Io ci ho provato a riaddrizzarla, però poi ho visto che non seguivano. Ho detto vabbè. Ma era un streamer. No, era Rovazzi. Era Rovazzi, vero? Certo. Minchia Simone. Sì, però posso dire, posso spezzare una lancia a favore Karen. Scusate, ma Rovazzi non si fanno queste cose. Ma minchia, forse l'ho fatto di peggio. Grazie. Lo so, infatti non si fa. Cioè... Ma no, ma aspetta, Mike, c'è stato un periodo che per le 10 sub giftate da Grimbaud appariva la Koch con l'immagine, con la voce fatta dall'AI, con lei che diceva ti prego Rovazzi torniamo insieme, una roba del genere. E secondo te questo sulla psiche è sbagliatissimo. La psiche di Kokeshi. Io ho chiesto il permesso a Kokeshi per fare una roba del genere. Ma lei ti avrà detto di sì, ma in realtà non... Soffre. Pezzo di merda. E Koch, piange a casa. Era andata a virare anche una clip di lei che diceva una bestemmia. Quello là era storiella vera o falsa con le robe da aggiungere. Sì.
Vabbè, io non sono d'accordo su questo. Anche secondo me non si scherza. Sono molto d'accordo con te, Mike. Niente, ma sono vero. Letteralmente, sempre Kokeshi che quando facciamo la prova non ridere. Cosa ti fa ridere? Il meme su Rovazzi? Cioè, vabbè. L'ho detto una volta, l'unica volta in cui ho detto praticamente ho liberato le gambe. Vabbè, dai, facciamo un altro giro, un'altra cosa. Scusate, io non vorrei aver vissuto un sogno lucido, ma all'inizio Mary non ha detto che era uno che faceva trap e reggaeton, no? No, aveva detto che faceva musica nel passato che da un po' che non faceva. Sì. Ah, ok. Voglio fare io il personaggio. Vai. Fatemi le domande che volete. Simo, sei un personaggio... Ah, scusa. Vai, Alessandro. Non Ah, cosa vuoi da me? Fai la domanda. È la domanda sono Simone. Io adesso il personaggio. Scusa. Un attimo. Ok. Qual è il più grande successo che hai raggiunto nella vita? Bella. Rendere la mia più grande passione e il fare belle esperienze in un lavoro. Potrei averlo. Lavori sui social? Ah, anche sì, è un business interessante. Cioè, tu lo cavalchi questo business o no? Una domanda alla volta, spiace. Ma Simone, sei sulla scena da tantissimi anni? Con tantissimi anni intendo la seconda generazione di YouTube, quindi dal 2013-14 in poi. Ma forse a cavallo tra la seconda e la terza. Ok, quindi comunque abbiamo capito YouTube. Ma non fai... solo. No, certo. Fai podcast. Ma non è una cosa che mi affascina particolarmente. Viaggi molto? Mi piace... sì, sperimento. Diciamo. Sperimento molto. Mike? Minchia, io ho capito adesso che Mike aveva scritto Ale Azzi, che sarebbe Alessandro. Non sapevo quale dei due. Sì. O vinco, punto. O imparo. Hai più o meno di 1 milione di iscritti? Scusate che ho talmente tanti lavori che mi dimentico. Comunque di base credo di più, ragazzi. Sì, di più, sì. Comunque... Scusa, di iscritti a dipende da che canale, dipende in che canale, oddio. Però sì. Ah, quindi oddio, è più di un canale. Ma sei a Dubai? Mi muovo. No, non sono a Dubai, no. Sei molto alto. Frequenti gli stessi posti di Pumotti, ma per motivi diversi? Non particolarmente, no, non sono grande fan di Brumotti. Quei contesti ti appartengono, ok. Non mi appartengono più di tanto. Il tuo cognome è composto per caso da due parole? Il mio cognome non è composto da due parole. Ok. Sei pelato? Hai il capello? Se rispondes. No, non sono pelato, ho dei capelli comunque. Sei rasato? Una domanda a testa. Non sei rasato, capito, vabbè. Io ce l'ho. Ha mai partecipato a una tua live? Ha mai partecipato a una live di Grimbaud? Sì, è stato ospite. È stato ospite tanto tempo fa. Forse un annetto e mezzo, due anni fa. Allora no. Ma attualmente su YouTube è sulla cresta dell'onda o... Sto spingendo forte. Sto spingendo molto forte. Gli occhiali tondi. Ah, gli occhiali? Gli occhiali? Scusa, sì, troppo. Sì, avendo problemi di vista, sì, indosso spesso gli occhiali. Scusa. Ok. Ti piace il giallo? Non cozza con una risposta. Capito? Ti piace il giallo? Non ho una risposta. Hai mai avuto a che fare con dei panda? Okay. Non saprei risponderti. Hai litigato con degli amici con cui stavi, diciamo, molto in sintonia? Ho avuto degli sbatti con una persona, sì. Cioè, non è che eravamo molto amici, però purtroppo sono cambiate alcune cose. Diciamo che abbiamo smesso di fare cose insieme, ed eravamo molto forti insieme. Molto forti. Vabbè, che con una risposta ci hai voluto sviare comunque. Ti piacciono i coltelli, quindi... Cioè, basta domande adesso, ne ho fatte già più di 4. No, ce ne ho io. Dai, no, se lo capiscono tutti. Hai un cane? Mi ricordo. Hai l'Alzheimer? Non mi ricordo se ho un cane. Tra vero un cane, faccio, non so. Diciamo che...
per quello che per il lavoro che faccio, forse avere un cane non è una grande idea. Più che altro perché mi vado veramente tanto in giro, eh. Cioè, ho veramente un sacco di impegni. Ultimissima domanda mia. Abbiamo mai visto la faccia di uno dei tuoi genitori? Io non ho fatto nessuna domanda. Cioè, non allora, in maniera rilevante. Joe che fa le domande apposta per sviare gli altri. Posso fare io un po' di domande? Vai Mike, vai Mike. È un grande cazzo. Partecipi a una competizione che va in live su Twitch? Cioè giochi nella GOAT League? Ma tu Mike non ci sei arrivato? Davvero? Mi piace il calcio, sì. No, voglio... Allora, io ce n'ho due, uno o l'altro. Mi piace il calcio, sì. E allora sei appassionato di... No, che piace il calcio è un conto. Io ti ho fatto una domanda. Ho detto se tu partecipi a una competizione live... che si chiama GOAT League su Twitch. Bazzico. Fai parte di una squadra. Sì, bazzico, no. Bazzico. Ma che bella bazzica, non è né sì né no, è sì bazzico. O no. Bazzico vuol dire che comunque apprezzo. Ok. Mai okay. Estinto il mutuo per caso dei tuoi genitori? E questa cosa ti rende molto fiero? Non mi ricordo. Allora, senti. Puoi ricordarti una roba del genere, scusa. Senti, sei uno no. Che utilizzava una lavagna per fare i suoi contenuti? La lavagnetta? Potrei averla utilizzata, sì. Ok. Io ero però sei... Anch'io. Sei elusivo, perché allora se tu hai... Allora, anch'io sei... ero convinto di una persona... No, però non ho mai... Ragazzi, non ho mai detto una cosa sbagliata. Non ho mai detto una cosa sbagliata. Non è mai cambiato? Non è mai cambiato in quest'opera? Allora, mai. Questa domanda qui potrebbe essere uno spartiacque. Uno dei tuoi amici col quale hai avuto dei diverbi, per caso ha una forte R moscia? Zero. Ha cambiato lettera. No, perché non è lui con cui ha litigato, è quell'altro. Simo. Non dico quello con cui ha litigato, uno dei due, cioè nel senso... Facevi parte di un trio o di un quartetto? Ecco, questa è la domanda, diciamo che forse più... Mi piace affiancarmi a persone che lavorano bene. Ma che cazzo vuol dire? Rispondi! Simo, il tuo cognome è un cognome esplosivo? No. Ok. No. Si può dire un cognome esplosivo? Vabbè, io ce l'avrei una domanda, però poi è brutta da... Palla, cioè, palla. È un po' specifica. Vai. Vado? Vai. Sei mai stato fidanzato con la fidanzata di un altro tuo collega? Oddio, non lo so. Non lo so. Come non lo sai? Sei il personaggio. Non so, cazzo, non lo so. E allora so. Non sai di chi parli. Questa cosa mi sfugge. Non credo. Non sa di che parla. Non credo, onestamente. Controlla, per favore. E come conto cosa devo cercare? È ex fidanzata di quello lì. Con chi stava? Hai per caso fatto un programma TV di recente, negli ultimi 2 anni, forse 3 anni? Se no, comunque, te la cambio in hai fatto un film? Non ho fatto un film, però vi posso dire oltre al business di YouTube, in cui lavoro con un team molto potente che funziona molto, soprattutto per la sua complicità, mi sto anche dilettando in altre... In una cosa che non si tu lo stai, lo stai cambiando. Non sto cambiando niente, sì, ragazzi. Esatto. L'hai cambiato. No, ragazzi, diamo i risultati. L'hai cambiato due volte. Togli i nomi. Sì, mai, togli i nomi. Ragazzi, mai. Adesso vi distruggo a tutti. Non ho mai detto una cosa fuori da questo personaggio. Va allora guarda. Vai. Posso dire l'ultima cosa? Posso dire l'ultima cosa prima che scrivate? Scusate bene questa roba. Oltre al business di YouTube, che va molto molto forte grazie al team con cui lavoro e con cui collaboro anche nei video, sto affrontando un business e una cosa che mi piace molto fare, che non fanno in tanti di quello che... Cioè, pochissimi YouTuber fanno questa cosa. No, forse, l'hai cambiato. Forse Ciccio Gamer è stato il primo a fare una cosa del genere. Forse. Sì, ma l'hai cambiato. L'hai cambiato in corsa. Giuro. Vabbè, io ho messo il primo è quello che penso che sia. Anch'io. E il secondo è quello in cui sei partito e poi l'hai cambiato. Aspettate, metto l'anch'io. Scrivete tutti? Aspettate. No, io devo mettere un attimo. Dai, Alessandro, cazzo, tenace! È un attimo, devo scrivere, sono infermo. Io ho messo il primo che tu, secondo me, stai facendo, poi hai cambiato, sì, 100%. Sì, anche sì, lo hai cambiato. Anche se non cambiato. Va bene. Siete... Schiamato, va bene, adesso. Ok, apriamo i nomi. No, un attimo. Io. Vabbè, io, surri, dose, surri, boh, dose o surri. No. Allora, ragazzi, vai. Dicelo tu, sei giusto. Allora, l'unico che ha indovinato è Alessandro, è Riccardo Dose. Ditemi in che modo, ditemi quando non ho parlato di Riccardo Dose. Io ho messo dose, Però tu ti do dose o surri. Ho,
Ma io ti ho detto Dose è quello che dico io e Surri è quello con cui sei partito e poi all'inizio eri palesemente Surri. Esatto. Ma hai detto che era rosato, raga. Non ho mai detto che era rosato. Non ho mai detto che era rosato. Ragazzi, attenzione. Però raga, alla fine ha detto che sta facendo teatro praticamente. Ho detto che faccio teatro, ho detto che è stato in live più di un anno. Cioè non ha detto, raga, a un amico con Dose io l'ho preso con la fidanzata della fidanzata. Ha litigato con qualcuno che ha l'R-Mosha, no? Sì, esatto. Michael ha capito. Ma poi la domanda, scusa, no, lui ha litigato con Preziosi. Esatto, che non ha la R-Mosha. Ha fatto la fidanzata era la fidanzata di Frax. Questo non lo sapevo, infatti ho detto non lo so. Perché tu non sai niente, cioè, questa roba non lo sapevo. Sì, non sai niente. Yasmin, però scusami, la domanda se adesso sulla cresta dell'onda su YouTube la risposta è sì, mi sembra che proprio cioè dice un po'. Beh, non è vero, spinge come un lupo. Dose d'adda su YouTube sono fortissimi, cioè sei sì, no, i numeri li fanno, minchia. No, è vero, è vero. Sì. No, però che ne so, in Got League da preso show, subito. Direi. Non sei in target, Ale. Il film minchia, Glenn, lui faceva la Got League, era dentro la squadra. Ha fatto un film e mi hai detto di no, esatto. Il film non sapevo che avesse fatto un film, fatto sta che Got League, ho detto che non sei un cazzo. Ma Got League letteralmente ha scritto su. Vabbè, ragazzi, letteralmente sono stato l'unico che non riusciva a non farlo indovinare e cazzo, cioè. No, no, ma certo, ma imbrogliando, certo, sicuramente. Ma non ho imbrogliato, ragazzi, guardatevi poi tutta la live e vedete che è stato tutto lineare quello che ho detto. Tutto no, però, raga, titolare. Non era, si capiva che non era Surri. Allora, chat, un voto. No, non ha risposto. Cosa c'entra di coltelli? No, era palese delle Dose quando giocava in Got League, era ha scammato la fidanzata e che altra domanda gli ho fatto? E aveva fatto il film. Però, scusate, voto a Simone per questo. Cioè, secondo me, anche alla fine vi ho dato la roba di una cosa che ho fatto io l'ha fatta solo Ciccio Gamer forse. Poi non ha un cane, c'ha un cane lui. Scusami. Ho detto non lo so, cane, zio. Vabbè, mi prendete per il culo allora, dai, ma scusate. Comunque un'altra roba che volevo... come al solito, cioè, una roba che volevo dire io. Prima ho fatto una domanda se il suo cognome fosse esplosivo. Perché Dose? Mi ricordavo che Surri di cognome facesse granata e invece si fa 5 grana. Vabbè, 5 grana. Pensavo che pensassi grana. Che Surri di cognome facesse power, quindi esplosivo per quello. Surreal power. Vabbè. No, vabbè, diciamo che... Vabbè, sì, cioè... Siamo stati più bravi noi, secondo me. No, tocca Cock, tocca Cock, ragazzi. Allora, Cock. Comunque, secondo me, Simo, posso dirti la verità? Secondo me se ce lo sceglievamo da soli... Era meglio. Era un po'. In mezzo di sì, sì. Diciamo... Così, almeno, così giochi anche te, Simo. Così giochi anche te, Simo. Non ha giocato adesso. No, nel senso, così gioca anche lui a fare le domande. Visto che è stata l'ultima, e voglio perdonarmi, chiedersi scusa per questo, sceglitelo tu. No, non ho voglia, sceglimelo tu. Vai, okay. È scritto. Va bene, ok, ditemi. Okay. Ciao. Inizio io. Va bene, io lo so già. Vai, Ale. Vabbè. Tenace. Vai. C'è Cocca che sta facendo un personaggio, dobbiamo cercare di indovinare qual è. È proprio nel format che abbiamo fatto per tutta la sera. Fai una domanda. Raga, stavo leggendo. Ragazzi, ho la gamba rotta. Stavo facendo. Ma stavo facendo le farina. Stavo a vedere se era arrivato il bonifico. Vai. Stavo leggendo la chat. Ditemi, devo fare una domanda? Sì, a Cocca. A Karen. Ok, Karen, se tu dovessi provare a farmi capire qual è qualcosa che nella tua vita ti potrebbe o ti rende effettivamente triste, cosa sarebbe? Credo che nella vita possa rendermi triste se nessuno risponde ai miei messaggi, se vengo ignorata, / ignorato, insomma. Molto brava, Cock, questa mi è piaciuta. E invece cos'è che ti rende particolarmente felice? Beh, essere virale. Cock, alle medie andavi in giro col busterello a tirare le botte ai tuoi amici pluribocciato. No, in giro no. Col busterello felice, così. No, alle medie me le tiravano le buste in testa, le sberle, le pizze. Può essere, potrebbe essere vero. Mary? Sì, scusami. Dopo dopo Mike. Sì. La tua piattaforma di riferimento è TikTok? Principale, sono, diciamo. Sono multipiattaforma, però sì, anche TikTok è molto... sono molto forte. Io tocco a te, Ale. No, tocco a Mary. Hai tante sub. Su me è una zero. Secondo me... Ma allora... Tante relativo.
Potrei sicuramente averne di più, però ne ho abbastanza. Hai capelli biondi? No. Ale? Alessandro? Merita tutti i soldi che si fa questa persona? Ma stai parlando di me, devi parlare a me, oh. Sì, dicevo a te. Ah, scusami, hai ragione, ti chiedo scusa. Tu pensi che i soldi che ti fai sono meritati? Certo, cazzo, vaffanculo. La gente pensa che i soldi che tu ti fai sono meritati? Credo che la maggior parte della gente no, pensi che non me li merito. Ma per caso, spesso per darti fastidio, per fare gag o roba del genere, hai i capelli unti? No, mi lavo abbastanza frequentemente, i miei capelli sono abbastanza batuffolosi. Ah no, ma la domanda era... Batuffolosi, Se le persone ti prendono in giro per qualcosa, non so se poi tu ti lavi oppure no. Se mi prendono in giro per qualcosa... No, per i capelli. No, per i capelli, oddio, più che presa in giro possono essere magari comunque un segno di riconoscimento, ecco. Un metro di riconoscimento, sì. Ok. Chiaro? Ma Karen, di te parlava già Giovanni Verga? No. Oddio. Sì, Gioe. Grazie, Gemma. Sì, Gemma. Perché? Poi dopo ci arriveremo. Ok. Tu no, Ale? Sapevo che Giovanni Verga non la colgo. Cioè, io ne ho in mente due. Ma zio, Giovanni Verga. Io ho capito con questo. Uno dei più grandi scrittori della scrittura, della letteratura italiana. Che cosa ha scritto, Simon? Chi è Giovanni Verga? Non so se perché avrebbe dovuto scrivere di questa persona. Ma no, guarda. Ma... Posso dirti, stasera mi stai deludendo, Allora. Come vado? Ciao. Oh, mi è venuta una domanda. Vai. Prego. In questo momento... No, dai, non la faccio, no. Vai, falla. Aspetta, ci va. Faccio una domanda io, dai. Ma... Raga, ho sbagliato. Per caso... No, l'hai vero. L'hai scritto, coglione. Dai. Abbiamo a che fare col più grande idiota, eccolo qua, Alessandro Tenace. Cazzo, ragazzi, veramente... No, l'ho fatto per il meme. Oh, facciamo uno scherzo a Gioe, certo, ora che non c'è. Facciamo uno scherzo a Gioe. Ma ti sente? No. Cosa stavi per fare, Simone? Niente, zio, niente. Niente. Ma mi dai aperta? No, stavo facendo pipì. Però nel mentre ti ho visto così dallo schermo qua, mentre stavo arrivando dal bagno, allora ho detto, sta per fare una gag, subito le cuffie. Ma Bravo. Ti sente? A posto. Comunque ha indovinato chi è, ovviamente. Comunque era rosso Malpelo di Verga, ragazzi. Sì. Perché non è arrivato al rosso, non ci avevo pensato. Rosso pensavo Malpelo. Che stessi parlando di te. Sì. Oh, carino come format, un po' lento, però carino. Cioè, un po' lento. Allora, è simpatico, sì. Simpatico. Bisogna trovare un modo per farlo un pochino meglio. Mike, tu com'è che lo faresti meglio, questo format? Beh, intanto ti ho suggerito già la possibilità di scrivere i nomi segreti. Esatto. Poi lascerei scegliere il personaggio alle persone. Mm-hmm. Quindi io decido, perché così so chi è. Poi farei tre domande a ruota più velocemente e non puoi eludere la risposta. Questo è chiaro. Però vabbè, cioè, nel senso, è indovina chi, non è che te sei inventato niente. Esiste da un po' d'anni, diciamo. Ma Mike, devi sapere che ogni cosa qua è un format. Cioè... Sì, è qui. Vabbè, ma scusa, qua si formatizza tutto, ragazzi. No, certo. No, ma è chiaro. Allora, la prossima, ti do una prossima idea. Se domani non sai che fare, apri di Amazon, cerca Hasbro, esce fuori tutti i giochi da tavolo e fai né sì né no. Allora, ragazzi, dobbiamo di rispondere né sì né no. Io chiedo sempre a ChatGPT per i format, solo che ChatGPT è... Cosa sai, Gioe? Zio, ma che idea ci ha dato? È un genio. Che idea ci ha dato? A parte, vi basterebbe andare sul canale degli iNoob e gli intrigate. Esatto. Esatto. Anche la cosa... Come fa Gioe? Che... Esattamente. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare se pensiamo come tanti...